Buongiorno amici dell'Accademia Perosi. Oggi il protagonista è lui, Beethoven. Ho preso questo fermacarte di bronzo a Bonn, sono andato a visitare la sua casa natale a febbraio, poco prima che diventasse impossibile spostarsi, come ormai oggi. Volevo capire perché lui ha sentito il bisogno di andare via dalla piccolissima città dove è nato. Bonn aveva allora 11.000 abitanti. Beethoven è nato in centro, usciva di casa, faceva 50 passi, arrivava nella piazza del mercato e da lì proseguiva verso destra e c'era la chiesa di San Martino dove poteva suonare l'organo e andava avanti, attraversava la piazza e c'era il grande palazzo del principe arcivescovo Maximilian Friedrich, il figlio di Maria Teresa d'Austria, e lui avrebbe potuto passare come suo padre e suo nonno la vita suonando per la corte del principe arcivescovo della piccola città di Bonn e invece ha sentito il bisogno irresistibile di andarsene. Il programma musicale di oggi prevede l'esecuzione di uno dei suoi più famosi trii per pianoforte, violino e violoncello, il trio degli spettri. Si chiama così perché nel secondo movimento Beethoven riutilizza degli schizzi che aveva buttato giù per musicare una scena delle apparizioni delle streghe dal Macbeth di Shakespeare. Evidentemente aveva pensato di scrivere delle musiche di scena per il Macbeth di Shakespeare, progetto che non si era realizzato, ma nel 1808, quando scrive questi due trii dell'opera 70, il trio degli spettri e il trio Arciduca, questi schizzi pensati per le streghe del Macbeth gli ritornano utili. Il titolo è scelto benissimo, Trio degli spettri, e lo vedremo perché. Però prima volevo leggervi delle sue frasi dal famoso testamento di Heiligenstadt. Heiligenstadt è un sobborgo di Vienna, in collina, dove i viennesi andavano a passeggiare tra i boschi a riposare. E nel 1802, quando ha 32 anni, Beethoven ci va, passa 6 mesi lì. E questo soggiorno è famoso oltre che perché compone la sonata La Tempesta, comincia a buttare giù qualche schizzo per la Sinfonia numero 3, la Sinfonia Eroica, perché nell'ottobre del 1802 lui scrive questa lettera indirizzata ai suoi due fratelli minori, Karl e Johann, lettera mai spedita, lettera che forse i fratelli non hanno mai letto, ma che è famosa come testamento di Heiligenstadt perché sembra che Beethoven stia per dire addio al mondo. E perché lo fa? Perché ha scoperto di essere sordo. Vi leggo dalla traduzione dall'epistolario integrale di Beethoven pubblicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, queste frasi: nato con un temperamento ardente e vivace, persino aperto alle distrazioni della vita sociale, ho dovuto presto isolarmi, vivere in solitudine. Ogni tanto ho cercato di superare tutto ciò, ma l'esperienza mortificante del mio cattivo udito mi ha duramente richiamato alla realtà. Come avrei potuto dire agli uomini: parlate più forte, gridate perché sono sordo? Come poter confessare la debolezza di un senso, quello dell'udito, che dovrei possedere molto più degli altri? Questa è una cosa terribile. Un musicista può essere muto, può essere cieco, ma come fa un musicista ad essere sordo? E più sotto, qualche riga dopo, questa considerazione terribile. Che umiliazione! Quando qualcuno accanto a me udiva di lontano il suono di un flauto e io nulla. O qualcuno udiva un pastore cantare e io sempre nulla. Questi fatti mi portavano al limite della disperazione e poco ci mancò che non mi togliessi la vita. E qui la frase decisiva: solo l'arte mi ha trattenuto dal farlo. Beethoven a 32 anni dice che è sordo da 6, ha cominciato ad avere disturbi all'udito da 6 anni. Solo l'arte mi ha trattenuto dal farlo. In quello stesso anno un appunto altrettanto fondamentale, veramente. Il testamento di Heiligenstadt lo trovate dappertutto, in tutte le biografie beethoveniane, c'è e naturalmente anche online. Bisogna stare attenti alle traduzioni che spesso sono un po' buttate via. Nello stesso anno un altro appunto, altrettanto importante: devo trovare una nuova via. La consapevolezza della sordità, la disperazione
per essere sordo e questa frase decisiva: solo l'arte mi ha trattenuto, non potevo lasciare questo mondo prima di compiere quello che sentivo di essere in grado di compiere, come trovando una nuova via. Nasce il grande Beethoven in questi anni. Il testamento è del 1802, quando lui ha 32 anni e dice di avere disturbi all'udito ormai da 6. Pensate la durezza, la fatica, il dolore della sua vita, perché da questo disturbo non guarirà più, anzi peggiorerà fino a essere completamente isolato dai suoni del mondo. L'uomo che con la sua musica voleva abbracciare fraternamente l'intera umanità non poteva sentire le parole, le voci, i suoni prodotti dagli altri uomini. Il trio degli spettri è del 1808, abbiamo detto perché si chiama degli spettri e il titolo a mio avviso è scelto benissimo. Per questo incontro ho cercato di scrivere qualche riga, così, perché non li prendo sotto gamba questi nostri brevi appuntamenti video, in attesa sempre di vederci a Palazzo Gromolosa. Il titolo è scelto benissimo, Trio degli spettri. Cupo e visionario come un nero di Goya, stupefacente nella volontà di non finire. Quante volte il racconto sembra aggiungere all'epilogo, anche nelle armonie, eppure riprende come un flusso di coscienza che non si può interrompere, una memoria che sempre riaffiora e che mai è pacificata. I tre solisti procedono per delle strade divergenti, come se ognuno stesse seguendo un proprio filo. Questo procedere che divaga, si incupisce, si arresta, riprende, sembra appartenere a un mondo che per consuetudine chiamiamo il mondo di Schubert, palpitante, esitante, che si impenna, che non si preoccupa di dove arrivare, ma di raccontare la diversità delle emozioni. Ed è un mondo anche totalmente beethoveniano. L'istante sembra essere il tutto. Un attimo, scusatemi, può richiudere la totalità. Tre movimenti, vi prego di portare molta attenzione all'inizio, proprio ai due temi del primo movimento, perché il loro contrasto, il forte staccato del primo tema e il dolce espressivo, ma poi subito palpitante del secondo, danno un'idea di quello che è il nucleo fondamentale del pensiero beethoveniano, il contrasto delle passioni e la loro organizzazione, il loro racconto nella scrittura musicale. L'ascolto dura circa mezz'ora. Gli esecutori chi sono? Il trio Palladio, omaggio ad Andrea Palladio, il grande architetto del Rinascimento e della classicità italiana. Le forme, il titolo che è una dichiarazione da parte di questi musicisti, il rispetto e l'amore per l'organizzazione formale del pensiero. Palladio è stato questo in architettura. Sono dei musicisti che il pubblico dell'Accademia conosce bene perché la violinista Eva Binder è insegnante di violino e di musica da camera per archi ai corsi della Fondazione Perosi. Gli altri due musicisti, la violoncellista Cristina Blaumane e il pianista Rainis Zairins, sono, in quanto membri del trio, ospiti del corso di musica da camera con pianoforte della stessa Fondazione Perosi. Trio degli spettri. Non dimentichiamoci che lo spunto di partenza è una musica di scena per il Macbeth di Shakespeare, progetto che non si è mai concluso, ma l'altrove, l'inconscio, l'irrazionale, il nero affascinava Beethoven. Buon ascolto e se non c'è due senza tre, ci rivedremo presto. Forza e coraggio!
Beethoven's piano trio in D, opus 70, number 1, known as The Ghost, performed here in Wigmore Hall and live on Radio 3 by the Palladio Trio. Eva Bingore violin, Christina Blaumann cello, and Renis Sarinch piano.